Ben ritrovati con l'informazione di Napoli Village, redazione Emilia Sensale. È stato inaugurato e benedetto nella serata di venerdì 22 marzo 2013 il crocifisso dipinto in legno realizzato dal noto pittore 92enne di origini salernitane Mario Carotenuto. L'opera, alta quasi 5 metri, è collocata nelle vicinanze della balaustra della Basilica di San Paolo Maggiore, ubicata in Piazza San Gaetano, nel centro storico di Napoli, a due passi dal San Gregorio Armeno, è stata realizzata su richiesta delle associazioni Corpo di Napoli e Bottega San Lazzaro. Giuseppe Natella, presidente Associazione Bottega San Lazzaro, il perché di questo crocifisso che verrà inaugurato qui a San Gregorio Armeno? Nasce dalla collaborazione che già da diverso tempo noi abbiamo con i nostri partner, che sono gli amici dell'Associazione Corpo di Napoli, e soprattutto dalla felice intuizione del sindaco di Luca, sindaco di Salerno, che ha voluto questa collaborazione e questo scambio culturale con questi signori dell'associazione. Dopo la bellissima esperienza che abbiamo avuto con la mostra dei presepi e soprattutto con la mostra di arte presepiale che abbiamo avuto a Salerno, dove c'è stato un grandissimo successo, 40.000 presenze, ci siamo ripetuti anche a Pasqua. Abbiamo tenuto in piedi questa collaborazione, abbiamo tenuto in piedi questa trasposizione anche di rapporti che c'è fra le due città, e quindi abbiamo pensato di venire a Napoli soprattutto e di portare questo crocifisso, che è il simbolo della Pasqua, scenografare questo posto bellissimo affinché quanti visitatori arrivano nei prossimi giorni a San Gregorio Armeno lo possono ammirare e lo possono apprezzare. Naturalmente tutto questo è voluto fortemente dagli amici dell'Associazione Corpo di Napoli, dal Comune di Salerno, dal maestro Carotenuto, che gentilmente ha voluto donare questa bellissima opera, e naturalmente il tutto per poter continuare a tenere in piedi questo gemellaggio tra le due città, Salerno e Napoli, che sono distanti fra di loro ma accomunate da questo spirito artistico che ci vede uniti. Gabriele Casillo, presidente dell'Associazione Corpo di Napoli, il crocifisso è simbolo di Pasqua, simbolo di resurrezione. In che modo la resurrezione può essere accostata a una città come Napoli, che ha ricevuto non poche ferite tragiche nell'ultimo periodo? Ma come adesso dobbiamo aggrapparci alla fede, perché è proprio il periodo dove noi dobbiamo aggrapparci solo alla fede, perché Gesù ha dimostrato che dopo la morte c'è la rinascita. Napoli sta in una fase di decadimento totale, quindi penso che tutti noi dobbiamo rimboccarci le mani e rinascere e riportare agli antichi splendori quella che è questa città. Questa sinergia con Salerno, che è nata già da Natale scorso, vi ricordate dello scambio culturale che c'è stato tra presepi a Salerno e luminarie artistiche a San Gregorio Armeno, sta continuando adesso e continuerà in futuro, perché credo che solo unendoci tutto il Mezzogiorno d'Italia possiamo rinascere, perché il Mezzogiorno d'Italia credo che abbia delle risorse enormi, cioè che ci invidieranno tutto il mondo, perché qui oltre ad esserci il clima, i prodotti tipici nostri, quelle agricoli, quelle artigianali, cioè, nessuno ci eguaglia. Se solo fai un esempio, io faccio un esempio, per esempio, se io ti dico un prodotto tipico dell'Inghilterra, un prodotto tipico tedesco, cioè chiunque rimane abbasito e dice che producono in Germania? Cioè nulla. Invece il prodotto tipico italiano c'è di tutto. E allora gran parte di questi prodotti vengono a Mezzogiorno, e per noi questa sinergia significa un inizio di un rinascita proprio del Mezzogiorno, farla partire da Napoli e poi da Napoli, Salerno e poi man mano a tutto il Mezzogiorno d'Italia. Noi l'anno scorso, cioè Natale scorso, è stata iniziata questa sinergia con Salerno, il sindaco De Luca è stato apertissimo nei nostri confronti, ci ha aiutato tantissimo veramente in queste operazioni che stiamo facendo.
possiamo dire anche un ringraziamento, possiamo dare un ringraziamento al cardinale Sepe, perché quando abbiamo fatto questa sinergia con Salerno, anche la Curia è apparsa molto felice di questa cosa. E cardinale, infatti, nell'occasione che ci è stato fatto il presepe dipinto fatto dal maestro Carlo De Muna nel Duomo di Napoli, chiese esplicitamente se il maestro Carlo Tenuto aveva un'idea per Pasqua, e il maestro Carlo Tenuto non ci ha pensato due volte e ha creato questo ben di Dio, questa croce particolare che oggi stasera verso le 7:30 sarà benedetta e quindi rimarrà qui fino al 6 aprile. Quindi speriamo che con questa nostra azione, noi, la Bottega San Lazzaro, Comune di Salerno, speriamo con maggiore incisività il Comune di Napoli, speriamo che rinasciamo un po' tutti.